Finché erano due semplici domande in realtà, cioè perché pensiamo che gli uomini siano esercitino la violenza nel rapporto e perché le donne fanno fatica a sganciarsi da un rapporto violento, e c'erano almeno 15 risposte possibili e ci chiedeva di sceglierne al massimo 3, e questo ci ha consentito di discutere insieme, vedendo poi rapidamente quante domande, quante risposte erano state scelte, quali in particolare, di discutere insieme qual è il sentire comune, no? Per esempio, io sono profondamente convinta che la violenza sia trasversale, me lo dicono i fatti, me lo dicono i numeri, cioè non è una questione di classe o di povertà o di ignoranza culturale, è una questione di atteggiamento, e quindi si ritrova anche negli ambienti che potrebbero sembrare più culturalmente formati, mentre invece c'è chi la attribuisce a una situazione di appunto di ignoranza culturale, di mancanza di istruzione. È sicuramente un elemento, può esserlo, però insomma non ci ricordiamo bene che le famiglie contadine, per esempio, pur non avendo chissà quale formazione culturale, chissà quale istruzione, in realtà avevano un'etica che, di rispetto, che consentiva una dinamica di relazione ben diversa molto spesso. Quindi insomma non è questo uno degli elementi discriminanti, e quindi la discussione è stata molto interessante, perché consente di capire ciascuno di noi da quali elementi parte per riflettere sulla violenza sulle donne, o su perché gli uomini esercitino la violenza, su perché appunto le donne facciano fatica a staccarsi dal rapporto, e invece si confrontino con chi, lavorandoci giorno dopo giorno, ha degli strumenti, ci può offrire degli strumenti di riflessione che consentano di capire da dove effettivamente emerge la violenza e quali sono le molle, e quindi come è possibile affrontarla. Sono curioso di sapere che cosa è uscito dal questionario. Uno degli elementi, diciamo, la risposta che più è stata data è quella del riguardo al perché gli uomini esercitano violenza, è dovuta alla convinzione che gli uomini vogliano controllare la vita delle donne e dirigerla, controllarla, certo. Dirigerla e in qualche modo delimitarla. Certo. Questa è stata la risposta che più ha avuto, che più è stata scelta. E poi, ripeto, invece altri hanno indicato anche la gelosia, altre risposte sono state date come appunto quella della mancanza, dell'ignoranza, insomma, del livello culturale, però appunto Olia ci ha fatto notare che queste sono ragioni collaterali, non sono ragioni primarie, non sono ragioni essenziali, sì. No? Non sono le molle essenziali, può esserci un dato di ignoranza, ma l'ignoranza non è necessariamente mancanza di etica. Ci può essere anche persone poco istruite, in realtà profondamente etiche, non è detto che sia questo sostanziale. No? E al contrario, quindi, molto istruite ma violente. Esatto. Quindi bene, è stato assolutamente interessante, perché poi c'è anche chi ha scelto, per esempio, c'era anche la risposta. La violenza viene da chi è tossico, deviante, eccetera, e questo pure è un'altra, direi quasi una credenza, una copertura commentata proprio da una cattiva informazione, perché poi quando si va a vedere che
l'80% delle violenze avviene in ambiente domestico, si capisce che non è appunto l'aggressione in strada del tossico, del cosiddetto migrante, no? Ma è una ragione che diciamo è una dinamica che si svolge all'interno delle mura domestiche, e quindi tra mariti e mogli dello stesso paese e della stessa cultura, quindi non è questo assolutamente un elemento discriminante. Quindi questo mette in moto un dibattito del genere, mette in moto una riflessione che poi noi intendiamo proseguire appunto con gli altri appuntamenti, ma che sicuramente semina, no? Perché poi cominci a riflettere anche a rivedere posizioni che fino a quel momento hai dato per certe, no? Invece confrontandoti con gli altri e ti rendi conto che forse c'è una riflessione in più da fare e una necessità di approfondire il problema e di non liquidarlo troppo semplicisticamente. Tra l'altro, accanto a questo incontro abbiamo proiettato il film Dentro di Andrés Sarche Maldonado, che è un film fatto molto molto bene, anche se molto drammatico, che proprio mette in luce come la violenza sia trasversale, sia dal punto di vista delle classi, sia dal punto di vista anche della complicità femminile, perché è la storia di due donne, cioè una donna di una classe agiata e della sua donna di servizio, entrambe coinvolte in un rapporto di violenza domestica, e tutte e due in qualche modo incapaci di uscirne. Quindi anche questo è uno degli elementi che forse come donne facciamo fatica a mettere in luce, perché siamo le prime a dire: ma io non mi comporterei così, io me ne sarei andata prima, io reagirei. E poi invece quando ti innamori di un uomo e poi il rapporto cambia, diventa violento, ti rendi conto che non è affatto così semplice uscirne, e soprattutto che l'amore, se come è stato un sentimento provato e vero, non è che si liquida semplicemente così perché avvengono litigi o violenze. Non basta uno schiaffo a liquidarla, insomma. Quindi, e non per niente i femminicidi poi sono, come dire, l'esito fatale dell'ultimo tentativo di salvare un amore, no? Certo. Spesso e volentieri sono questo, sono il desiderio di una donna di continuare, di riporre speranza nella possibilità di parlare, di continuare a confrontarsi e quindi di dare una svolta positiva ad un rapporto che si sta degradando, mentre poi invece magari vanno incontro alla morte, no? L'ultimo caso fu proprio quello della ragazza bruciata viva alla Magliana, insomma, no? Tanto per dirne uno di quelli che avvengono appunto per mano del fidanzato e che ha chiesto un'ultima volta di parlare, insomma. Quindi evidentemente c'è desiderio che non finisce di poter salvare un rapporto, e questo dipende dal sentimento che si è provato. Quindi non è affatto semplice, non è affatto semplice né uscirne né tantomeno riconoscerlo, ed è per questo che questi incontri sono assolutamente interessanti, fondamentali, e io invito tutti quelli che ci stanno ascoltando a partecipare, perché vale veramente la pena di continuare a confrontarsi e anche di dire molto sinceramente quello che si pensa, proprio perché è da lì che si può partire per riuscire a capire bene quali sono i problemi. Da alcune informazioni riservate ho saputo che è stato un incontro molto partecipato. Esatto, è stato un incontro molto partecipato, al quale poi naturalmente è seguito lo spettacolo Donne senza censura, che parla in questo caso
di un altro tipo di violenza che sono gli abusi sul lavoro, ma che comunque esercitano un cambiamento nella carriera di una donna, no? Una limitazione, perché in qualche modo che vengono introiettati e mettono in condizione di cambiare percorsi pur di non trovarsi di fronte a certe dinamiche, no? Quindi anche questo spettacolo ha fatto parte di questo fine settimana molto molto interessante. Il prossimo fine settimana, perdonami, non il prossimo, ma tra 15 giorni, perché come sai questi nostri appuntamenti sono quindicinali. Sì. Sarà legato ancora una volta a un centro antiviolenza, lo Spazio Donna San Basilio, che questa volta molto interessante sarà, perché lo Spazio Donna San Basilio ha anche un laboratorio di danza, creativa, che è un laboratorio, come molto spesso succede con il teatro, con la danza, che in qualche modo drammatizza, cioè trasforma in forma artistica quelli che sono le tematiche drammatiche, appunto, e quindi le donne che frequentano il centro antiviolenza fanno anche questo laboratorio e ci porteranno una loro piccola performance che riguarda la loro vita quotidiana e che dove formeranno in danza quelli che sono i problemi che loro hanno attraversato. Quindi sarà molto interessante vedere come creativamente si possa trovare il modo per liberarsi, per uscire da certe dinamiche che in qualche modo ci imprigionano. E a proposito, imprigionano lo spettacolo che seguirà. Si chiama proprio Prigionia femminile singolare, e saranno in scena tanti tipi di donne che in qualche modo creano loro stesse delle dinamiche di senza via di uscita, dalla fidanzata di cui parlavamo prima alla kamikaze. Ci sono veramente tanti tipi di donne che in qualche modo creano per prime dinamiche senza via d'uscita. Bene, allora sarà un altro fine settimana interessante, accompagnato ancora una volta da testi che sono ancora una volta uno di Stefano Ciccone, che è Essere maschi tra potere e libertà, e Le parole per dirlo. E ho scelto Le parole per dirlo in questo caso non tanto perché si tratta di un libro sulla violenza maschile, ma in questo caso è una violenza esercitata dalla mamma, dalla madre, che è la violenza di chi educa senza amore, diciamo così, educa e fa comprendere quanto il figlio non sia stato distratto. E quindi è un percorso psicanalitico, un viaggio interiore per ritrovare dentro di sé gli elementi di sofferenza e gli elementi per ricostruire un percorso, una crescita, un percorso di libertà. Quindi mi è sembrato bello poter mettere accanto a questi testi anche un testo semplicemente che mette in luce questo tipo di percorsi, perché poi sono questi percorsi che le donne devono fare, che sia una violenza maschile o altro, riguardano comunque l'analisi degli elementi che non ci consentono di uscire da una certa situazione e di quelli che invece ci consentono di ritrovare una via di libertà. Bene, questo sarà dal 15 al 17 dicembre, come sempre, dalle 18 in poi venerdì, e gli spettacoli alle 21, e invece la domenica è pomeriggio alle 18. Lo ricorderemo al prossimo appuntamento, quindi se tu non hai nient'altro da aggiungere, io chiuderei qui questo tuo intervento di oggi, e quindi a risentirci lunedì prossimo. D'accordo, io invito nuovamente tutti a partecipare. Ricordo l'indirizzo: Teatro Città, via Guido Figliolini 18, alle spalle degli stabilimenti di Cinecittà.
E saluto tutte quante e tutti quanti, e di nuovo vi invito tutti a venire a Teatro Città. Grazie Anna Maria, a presto. A presto.